Flavio Briatore bacia una mora, ma non è Elisabetta Gregoraci. La coppia Briatore-Gregoraci è in crisi. Da alcuni scatti fatti circolare in rete, pare che Flavio Briatore si stia consolando con una misteriosa bruna, tra l'altro molto somigliante alla moglie Elisabetta. L'imprenditore e la bella mora sono stati pizzicati dal settimanale Spy in un lussuoso hotel di Roma e sembra che i due si siano scambiati anche un bacio sulla bocca. Sembra Elisabetta Gregoraci, ma non è lei. Naturalmente, tutti gli occhi sono puntati sulla misteriosa donna che avrebbe preso il posto di Elisabetta Gregoraci. Innanzitutto, c'è da dire che Briatore ha sempre avuto buon gusto in fatto di donne e, soprattutto, possiamo affermare con certezza che preferisce le more. La donna baciata dall'imprenditore è una giovane donna dai lunghi capelli castani e un décolleté generoso, evidenziato da una profonda scollatura. Indubbiamente, la bella mora ricorda moltissimo sua moglie Elisabetta e, al momento, non sono ancora state rese note le sue generalità. Quello che è certo, è che la crisi di cui si parla ormai da mesi è reale. Quest'estate Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci hanno fatto vacanze separate, lei negli Stati Uniti, dove l'abbiamo vista prendere lezioni di surf, e lui tra Sardegna, Monte Carlo e Mykonos, dove sta per aprire un nuovo club Twiga. Briatore completamente scomparso dai profili social della bella showgirl, che si fa fotografare sempre da sola o in compagnia del figlio Nathan Falco, nato nel 2010. La coppia è sposata dal 2008. La risposta di Elisabetta. Finora, né Briatore né la Gregoraci hanno commentato le foto fatte circolare sul web, ma nei giorni scorsi, sul profilo Instagram di Elisabetta è comparso uno strano messaggio, che adesso assume tutto un altro significato. Nel post, la Gregoraci scrive: "Non avere paura di non essere capita, non tutti possono comprendere i tuoi silenzi. Non dare a tutti la possibilità di toccare la tua anima e, se lo fanno, che lo facciano con delicatezza". La stessa con la quale entri tu a piccoli passi nelle loro vite. Circondati solo di chi sa apprezzarti, di chi trova tra le tasche il coraggio di parlare. Fidati di chi parla poco e dimostra tanto. Fidati degli sguardi, degli occhi. Sai, a volte le parole e i sorrisi mentono. Soprattutto fidati sempre di te e del tuo istinto. Di certo non sbaglierai. Quello che è evidente è che la bella showgirl sta attraversando un momento delicato della propria vita, e queste parole, seppur condivise da un link trovato in rete, lo dimostrano. Ieri sera, però, Elisabetta ha pubblicato una foto che la ritrae a Monte Carlo, intenta a chiamare un taxi. Ma, nonostante non abbia fatto alcun accenno ai rumors, tra i tanti commenti dei follower che le fanno i complimenti per l'outfit qualcuno la paragona ad Anna Tavai del Diavolo Veste Prada, spuntano i commenti maliziosi di chi le chiede della misteriosa brunetta baciata dal marito. Ma al momento tutto tace e forse quel "non tutti possono capire i tuoi silenzi" è il messaggio che Elisabetta manda a chi vorrebbe sapere di più.